Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati, direi, finalmente su Clash Royale, perché voi non immaginate nemmeno da quanto tempo stavo aspettando di realizzare questo video. Infatti, siamo giunti finalmente in Arena 5 e come vedete mi sono conservato un bel po' di bauli. Infatti abbiamo ben due bauli omaggio, un baule della corona, un baule gigante, un baule d'oro, uno d'argento ed uno magico. In pratica ho... credo quasi tutte le taglie dei bauli a disposizione da aprirmi in questo video o chest opening, tranne ovviamente il super magico. Ora controlliamo un attimo, vediamo un attimo. Gigante ce l'abbiamo, baule magico lo abbiamo, ci manca solo il baule super magico, che non so nemmeno se ce lo daranno mai come reward, dato che io non ho mai shoppato in questo gioco e credo che non shopperò mai. Comunque, credo che in questo video ci andiamo a fare anche una partitella, però vorrei iniziare subito con il chest opening perché potrebbe darci una grossa mano. Intanto, oggi mi sembra, sì, proprio oggi, sono uscite anche le carte nuove con due nuove leggendarie, di cui noi possiamo trovare soltanto due in questo chest opening. Possiamo trovare lo stregone di ghiaccio e il mastino lavico. Intanto mi inizia a prudere l'occhio, maledetta allergia, raga, è una costante ormai. Cioè mi sta rendendo quasi impossibile realizzare un video come si deve. Comunque, iniziamo subito e vediamo un pochino, perché forse abbiamo anche un'altra cosina di cui parlare. Quindi, direi di partire con il baule d'argento. Vediamo subito l'argento cosa ci dà. Oro. Subito trovato una carta nuova, quindi spiriti del... credo, non so come l'ho detto, forse l'ho detto bene, però non so perché mi sembrava di averlo detto male. Vabbè, comunque troviamo spiriti del fuoco, carta comune, quindi non ce ne può importare di meno, almeno credo. Prossima, cavaliere, va bene. Quindi ci siamo già sbolognati il primo baule d'argento e ci è uscita una carta nuova comunque che, ma, potrebbe essere valida, chi lo sa. Prossimo, baule omaggio, vediamo. Primo baule, 52 d'oro. Nuovo spirito del fuoco, o meglio spiriti del fuoco. Prossima, domatore di cinghiali, Og Rider mi sembra che si chiami, quello che urla Og Rider. Vabbè, lasciamo perdere, altrimenti qui andiamo a finire male. Prossimo baule, ancora all'omaggio, vediamo. 55 d'oro, Sgherri. Prossima, di nuovo domatore di cinghiali, fra poco ci sale anche di livello, anche se non l'ho mai utilizzato. Non ricordo se vi ho fatto vedere il mazzo, quello lì che sto utilizzando, forse già ve l'ho fatto vedere. Comunque strega, principe, orda di sgherri, abbastanza di livello altino, più o meno. Comunque, direi che il prossimo baule da andare a aprire potrebbe... vai, andiamo con quello là d'oro, perché credo che quello lì della corona cioè, è meglio di quello là d'oro. Stavo a dire migliore, vabbè, comunque. Tesla. Prossima. Arcieri. Prossima, no, dovevi darmi una rara qui. Cavaliere, prossima. Torre infernale. Per il momento stiamo andando la schifezza delle schifezze con questo chest opening. Quindi direi di andare di baule della corona, baule gigante e poi baule magico. Quindi 267 d'oro e quindi era come dicevo, il baule della corona dovrebbe essere meglio di quello là d'oro. Comunque, prossima. Vabbè, gemme ovviamente. Cannone. Scheletrini. Moschettiere, quindi lo possiamo aumentare di livello, ma mi sembra che non lo sto usando al momento. E goblin lancieri, mi aspettavo almeno un'epica, non ce l'hanno data. E quindi arriviamo al momento fatidico, baule gigante e baule magico. Se non esce niente da qui, davvero io non lo so, non gioco più a questo gioco. Raga, questo gioco è proprio un mina gioia, è incredibile. Hashtag mina gioia proprio. Baule gigante, vediamo. 828 d'oro. Poi razzo, carta rara. Gigante, di nuovo carta rara. Dal baule gigante non sono previste carte epiche. No, raga, aspettate, non sono previste carte epiche. Mio Dio, che fail. Almeno dal magico ci sono, dai, le carte epiche. Io spero nella leggendaria. Per favore, regalami il sogno senza mai shoppare nulla. Dai, baule magico. Allora, oro, altre 7 carte rimanenti. Poi scheletri, goblin lancieri, altre 5 goblin. Dai, dobbiamo iniziare con le rare però. Bombarolo,
Maledetti barbari. Stavo per dire barbieri. Barbari. Torre bombardiera. Congelamento. E quindi praticamente questo pack opening è servito a nulla. Cioè il nulla più totale abbiamo trovato in questo pack opening. È incredibile. Abbiamo trovato comunque una carta nuova. Vediamo un pochino di cosa si tratta. Questi tre spiriti sono in missione kamikaze per darti un caloroso abbraccio. Ma non saprei se utilizzarli. Mi sa che non li utilizzo. Anche perché mi sembra una carta molto molto scarsa. Andiamoci a fare una battaglia, anche se credo che perderemo quasi sicuramente. Raga, questa arena 5 è un qualcosa di impossibile. Allora, sfidiamo Tubbs. Vabbè, lui già è incazzatissimo. Ancora più incazzato. Passiamo un attimino il volume anche, perché altrimenti qui davvero ci stoniamo. Quindi, allora, lui c'è da dire che è il livello 7. Io qui non so mai come contrastarli. Dai, ti butto la sfera infuocata così tanto per... perché in un modo o nell'altro comunque non voglio farlo andare di elisir sopra. Quindi allora, iniziamo con l'orda di sgherri. Oddio mio, oddio mio, oddio mio, oddio mio. Allora, c'è una cosa che non abbiamo fatto, avvicinare la bomba. Comunque l'ha colpita la torre. Non ci credo. Ma questo è il congelamento quello che ci ha fatto? Sì, credo proprio di sì. Allora, noi andiamo un attimino di principe da questa parte. Poi... non lo so, ti sfido col cucciolo di drago il moschettiere. Però mi sa che questa la perdiamo proprio tranquillamente come partita. Allora, prossima mossa andiamo di strega. Gli contrastiamo un pochino questi barbari perché non vorrei farmi fare troppo danno. Intanto gli sgherri vengono già distrutti dall'altra torre. Quindi per il momento ci avanza la strega. Allora, devo valutare bene la prossima mossa. Allora, lei ci butta il... come si chiama? La Valchiria. Gliela contrastiamo un pochino con gli sgherri. Ma perché? Ah, ok, ecco, c'è ancora viva. Oddio, dai. No, forse ho sbagliato con la furia. Non dovevo... dai, furia! Dai, che forse è stata giusta come mossa. Dai, abbiamo buttato la prima torre giù, raga. L'abbiamo buttata. Oltre le più rosee aspettative. Andiamo di principe, dai, voglio buttarti la corona giù. Devo prendere le tre corone assolutamente. Allora, lui, ecco, lo sapevo, mi contrasta con i barbari. Molto prevedibile il ragazzo qui. Quindi, allora, li facciamo un attimo arrivare di qui. Gli lanciamo un attimino gli sgherri, anche se, ecco qui, lo sapevo. Dai, lanciamo anche gli scheletri per bloccare... sì, lo sapevo, guardalo. Dai, sfera infuocata, buttiamo di tutto. Perfetto, mamma mia, l'abbiamo fatto malissimo qui. L'abbiamo fatto troppo, troppo male. Quindi, non so cosa fare, andiamo di strega. Ora, la strega deve togliergli... sì, gli deve togliere da mezzo gli sgherri comunque. Quindi, dobbiamo fare attenzione, raga, perché abbiamo anche una torre scoperta di là. Quindi, dai, 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 veloce, veloci, veloci sgherri, mamma mia. Forse ce la portiamo questa, eh? Forse ce la portiamo. Allora, avanzano gli sgherri. Io ti lancio il principe di qui. Devo distrarlo un pochino, raga. Lui usa il congelamento. Almeno credo sia il congelamento. Dai, ce la siamo portati, raga. Ce la siamo portati. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ci portiamo la partita a casa, raga. E per me, almeno, di una difficoltà estrema questa arena. E ci portiamo... tanto ora si vince anche l'oro. Buono così, dai. Abbiamo anche un baule d'argento e... non si può... ah, ecco, si può aprire. Ma, regà, sapete che vi dico? Io le uso queste gemme, tanto comunque non le utilizzo praticamente mai. Le utilizzo soltanto per l'oro. Quindi non fa niente. Quindi oro, Tesla e me ne potevo anche risparmiare quelle gemme, assolutamente. Comunque, direi... regà, voglio fermarmi qui assolutamente. Abbiamo fatto il chest opening che è venuto una schifezza più totale. Ci siamo fatti anche una partitella che abbiamo vinto, quindi davvero oltre le più rosee aspettative. 1452 trofei, sarà durissima questa arena. Voglio fare un'altra cosa. Allora, nella sfida contro Dema, se ricordate, in pratica quasi tutti vedeste il clan e vi siete uniti nel clan in cui mi trovo adesso. Quindi farò una cosa in questo momento. Farò proprio questo, intanto sono primo in classifica nel clan addirittura, quindi faccio esci... quindi usciamo dal clan. Credo che
chi è presente nel clan lo vedrà. Quindi ragazzi, se state vedendo questo video oppure se avete visto che sono uscito dal clan, uscite anche voi. E ci andiamo a creare proprio un altro clan, sperando che me lo posso creare. Sì, abbiamo 3000 d'oro, quindi lo possiamo creare. Lo chiamiamo Blaziken. Ho scritto Blaziken bene? Sì, Blaziken 68 clan. Credo che debba venire tutto attaccato. Decorazione, vediamo un pochino. Ci mettiamo qualcosina, ecco qui. L'ho proprio avvistato subito, questo fuoco su sfondo nero. E quindi scriviamo ad esempio il clan ufficiale del canale di Blaziken 68, sperando di averlo scritto bene tutto. Tipo mettiamo, sì, aperto, trofei necessari, 0, regà, non mi interessa praticamente nulla, potete unirvi chi volete sinceramente per me. Posizione internazionale, creiamo questo clan. Quindi clan creato. Quindi per chi volesse unirsi nel nuovo clan in cui sono io a capo e quindi nel clan del canale, il nuovo clan è Blaziken 68 clan. Unitevi chi volete e quindi vi aspetto tutti nel clan. Quindi detto questo, diciamo che sono più o meno contento di come sia andato il video, non contento di come è andato il pack opening, il chest opening, però di come è andata la partita assolutamente sono abbastanza contento, perché non me l'aspettavo assolutamente di vincere. Quindi detto questo, unitevi al clan e spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciatemi le vostre opinioni in un bel commentino, condividete il video se vi va ovviamente. E quindi datemi dei consigli assolutamente, raga, per il mazzo con cui diciamo affrontare l'arena 5. Quella è una cosa che dovete fare obbligatoriamente. Magari anche nel clan, datemi dei consigli, vedete un pochino voi. E quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.